In questo numero del Salus TG, la dieta per superare i 100 anni, frugale e mediterranea, scoperti sul volto i colori delle emozioni, con l'ora legale in agguato insonnia, malumore e un aumento del 5% del rischio infarto per i cardiopatici. Cosa mangiare per vivere più di 100 anni? Può aiutare a mettere nel piatto in media un 70% di vegetali, di cui però solo il 20% è frutta perché contiene molti zuccheri, e un 30% di proteine magre, il tutto condito da abbondante olio d'oliva, per spuntino frutta secca e oliva, e fondamentale, quando si è sazi all'80% bisogna smettere di mangiare. La dieta degli ultracentenari è frugale e mediterranea, spiegano gli esperti dell'AIGO, l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri. Tutti gli studi sulle popolazioni dove si concentra il maggior numero di centenari mostrano infatti che questi ultimi hanno in comune una restrizione delle calorie assunte e la suddivisione dei macronutrienti è molto simile a quella della nostra dieta mediterranea, 55% di carboidrati, 35% di grassi e 10% di proteine. Secondo uno studio rivoluzionario sulle espressioni umane delle emozioni, le persone sono in grado di identificare correttamente i sentimenti altrui fino al 75% delle volte, basandosi unicamente su sottili cambiamenti nel flusso sanguigno intorno al naso, sopracciglia, guance o mento, cambiamenti che alterano il colore del volto. Inoltre i ricercatori hanno realizzato algoritmi informatici che riconoscono correttamente le emozioni umane attraverso il colore del viso fino al 90% delle volte. Si avvicina il cambio dall'ora solare a quella legale, previsto quest'anno nella notte fra sabato 24 e domenica 25 marzo, quando si sposteranno le lancette avanti di un'ora. Un fuso di primavera che a molti provoca disturbi transitori come insonnia, malumore, irritabilità e malesseri vari. Secondo alcuni studi, nei 7 giorni successivi al cambio, i pazienti cardiopatici avrebbero un aumento del rischio di infarto del 5% circa.